proseguiamo con la dottoressa Anna Marigo, Business Development Manager di Sapio, Produzione Idrogeno Ossigeno SRL. Il titolo del suo speech: Ruolo dell'idrogeno nello sviluppo della mobilità sostenibile. Un applauso. Il palco è tutto suo. Buongiorno, grazie mille a tutti, grazie per l'invito. Oggi vi parlerò dell'idrogeno come strumento per la decarbonizzazione per la mobilità. Qualche numero per presentare la nostra azienda, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno. Dal nome Società Anonima Produzione Idrogeno Ossigeno è evidente che di mestiere produciamo idrogeno. Lo facciamo da 100 anni, settimana prossima compiremo ufficialmente 100 anni. Qui potete vedere alcuni numeri che ci descrivono. Il nostro fatturato al 2021 era 700 milioni di euro, abbiamo 70 milioni di euro in investimenti, siamo circa 2.000 dipendenti. Il nostro business si sviluppa principalmente in due settori, che sono il settore industriale e il settore della salute. Forse ci ricorderete, nel periodo del Covid, oltre all'idrogeno produciamo ossigeno. Come agenzie e come società siamo 130 in Italia e operiamo in sei paesi all'interno dell'Europa. Al 51% siamo una società italiana e al 49% siamo in partnership con una multinazionale americana. Queste sono le regioni in cui, le nazioni europee in cui ci muoviamo. E questa è un po', per punti, la nostra storia a partire dal 1922 fino ad oggi, e sono le milestone più significative relative al nostro percorso sostenibile. Nel 1990 entra Air Products come socio di minoranza all'interno del nostro gruppo. Air Products è il più grande produttore al mondo di idrogeno. Oggi in Italia siamo produttori affermati per quanto riguarda l'idrogeno, facciamo parte di H2IT di cui abbiamo la presidenza e siamo entrati nella European Clean Hydrogen Alliance. Abbiamo redatto il nostro bilancio di sostenibilità e all'interno e nel mondo della sostenibilità mettiamo a disposizione i nostri gas, che non sono soltanto in gas tecnici come azoto, ossigeno, ma soprattutto idrogeno e biometano. Per quanto riguarda l'idrogeno, ancora alcuni numeri. In Italia oggi noi produciamo idrogeno in quattro stabilimenti produttivi, facciamo più di 3.000 consegne all'anno di idrogeno, abbiamo realizzato 15 km di idrogenodotti e abbiamo in pipeline 5 impianti di produzione per idrogeno verde. E dove pensiamo, dove immaginiamo che l'idrogeno possa entrare nel percorso della decarbonizzazione? Sicuramente nella parte industriale, in tutti i settori cosiddetti hard to abate, ma in maniera principale negli hard to electrificate, dove ovviamente sarà necessario mantenere una combustione perché i processi richiedono temperature molto alte. E per quanto riguarda i trasporti, in alcuni segmenti riteniamo, gli analisti ritengono, che sia l'idrogeno il vettore che contribuirà alla decarbonizzazione. Abbiamo visto che per quanto riguarda le automobili il futuro sarà elettrico, mentre ci sono altri segmenti dove potrà essere l'idrogeno l'elemento che ci guiderà alla decarbonizzazione, dove pensiamo che possa svolgere un ruolo. Sicuramente nel trasporto pesante, nel trasporto pubblico e nel trasporto di rotaia, soprattutto laddove ci sono vincoli paesaggistici che ne impediscono una conversione o un'elettrificazione. Trasporto pesante o trasporto pubblico sono anche due situazioni abbastanza semplici da infrastrutturare per quanto riguarda la parte di rifornimento. Ovviamente il trasporto pubblico si muove su traiettorie definite, c'è cioè una partenza e un arrivo, e quindi trovare il luogo dove andare ad inserire i
i sistemi di rifornimento è abbastanza semplice. Questo contribuisce a far sì che l'idrogeno possa essere diciamo il vettore energetico che penetrerà questo tipo di segmento. L'idrogeno va pensato a livello di filiera, non a livello di molecola, quindi tutto diciamo, l'ecosistema e tutta la filiera dovrà svilupparsi in maniera sinergica in modo tale che l'idrogeno possa penetrarlo velocemente. Per quanto riguarda appunto i sistemi di rifornimento, grazie alla partnership che abbiamo con Air Products, abbiamo sviluppato know-how e tecnologie per riuscire a sviluppare stazioni di rifornimento sempre più performanti e capaci di riempire i serbatoi dei veicoli in maniera molto veloce e sicura. Come vedete, abbiamo 50 brevetti, 15 anni di esperienza in sistemi di rifornimento ad idrogeno, possiamo dire che facciamo circa 5.000 pieni al giorno di idrogeno in tutto il mondo. Per venire all'Italia in maniera molto concreta, all'interno del progetto H2 Iseo, dove si avrà sulla tratta Iseo-Brescia-Edolo, verranno realizzati dei treni ad idrogeno, e per la messa su rotaia dei treni è necessario avere delle stazioni mobili, delle stazioni temporanee che consentono l'omologazione e la messa su strada la messa, scusate, su rotaia dei veicoli. FNM ha fatto una gara e Sapio ha vinto la fornitura di questa stazione e del rifornimento per i treni. Sarà un sistema altamente tecnologico che consentirà di riempire ad altissima pressione, ed è per questo che infrastruttureremo anche il nostro impianto di produzione di idrogeno di Mantova con dei sistemi di compressione molto, molto alti, più alti dei sistemi di compressione tradizionali, che ci consentiranno di poter fare dei rifornimenti in maniera molto, molto rapida. Sempre a Mantova è previsto, oltre al sistema di carica ad alta pressione, anche la realizzazione di uno di quei 5 impianti che vi dicevo prima per la produzione di idrogeno verde. Questa invece è una visione complessiva di quello che Sapio pensa sia la filiera e la value chain dell'idrogeno. Come vedete, a sinistra la fonte energetica primaria, quindi le energie rinnovabili, il metano inteso come biometano, e quella nave sta a significare l'ammoniaca, che, come è stato anche raccontato ieri, sarà una dei sistemi, dei carrier per il trasporto e l'ingresso in Europa di ulteriore idrogeno. Come Air Products, il nostro partner, sta realizzando l'impianto più grosso al mondo di ammoniaca verde in Arabia Saudita, e tramite l'Italia, candideremo l'Italia per essere l'ingresso in Europa dell'ammoniaca verde, per cui sicuramente i porti come Taranto o altri porti in Italia saranno sicuramente molto molto interessanti per poter far approdare l'ammoniaca verde in Italia per poi avere l'accesso a tutta Europa. Il secondo tassello è quindi la produzione a partire da queste energie primarie di idrogeno, che pensiamo sia sotto forma di hub centralizzati, sia sotto forma di produzione decentralizzata, ovvero a casa, chiamiamo così, del cliente. Dal lab centralizzato trasportiamo l'idrogeno presso i punti d'uso. Noi abbiamo 100 anni di esperienza di logistica e di distribuzione di questo gas, e come vedete lo sbocco è quello della mobilità e quello dell'industria. Per la mobilità, appunto, oltre alla fornitura della molecola, siamo in grado di fornire il know-how, la tecnologia per la realizzazione delle stazioni di rifornimento. Per quanto riguarda l'industria, collaboriamo anche con gli OEM per sviluppare asset abilitanti l'utilizzo dell'idrogeno all'interno dei processi produttivi. Grazie per l'attenzione.
Grazie, grazie mille.